siamo al collasso. Aumenteranno le file, aumenteranno sicuramente i tempi di attesa. Emergenza pronto soccorso anche ad Arezzo. Un allarme lanciato adesso dal direttore dell'emergenza urgenza. La situazione è pesante, ormai è chiaro che tutto è pesante. Siamo tornati ai numeri dei precedenti al Covid, quindi la gente prende d'assalto il pronto soccorso. Ci mancano medici, ce ne mancano 10 in Arezzo, capite, 10 medici. Se prima avevamo una struttura che faceva 4 medici, 6 medici la mattina, 6 pomeriggio e 3 la notte, oggi la nostra strutturazione è 4 la mattina, 4 il pomeriggio e 2 la notte, ma nei 4 della mattina e pomeriggio c'è uno specialista ospedaliero di reparto che dal 1 ottobre rientra in reparto e quindi saremo ancora più gravati dai problemi. Adesso si conta sui prossimi specializzandi del terzo anno, ma intanto la coperta resta corta. Ma questa situazione è vecchia di anni, non è che nasce oggi. Oggi è esplosa, cioè l'emergenza non è appetibile. Allora dobbiamo rendere appetibile questo mestiere qua. E non ci sono tanti sistemi per farlo, ce n'è uno solo, che si tratta economico. Fondamentale adesso è anche il contributo da parte dei singoli cittadini. Venite in pronto soccorso dove veramente avete bisogno, perché si continua ancora a vedere il 60% di codici, io li chiamo inutili, che potrebbe essere risolti in qualsiasi ambulatorio di medio medicina generale e che vengono in pronto soccorso e sono quelli che ci fanno allungare la fila. E sono quelli che protestano più di tutti, tra l'altro, perché il paziente che sta male non è quello che protesta.